Bentornati alle Fonti Closing Bell, direi una giornata estremamente interessante. Siamo in attesa, come ho detto, del DPCM, la cosa che spacca il neogoverno è decisamente la stretta alla scuola, che ormai è già decisa anche per quanto riguarda le scuole medie, ma anche le elementari. Noi siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e non solo, anche professore al London School of Economics. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Senta, vorrei sentire il suo parere per quanto concerne la stretta, per quanto riguarda la scuola, perché abbiamo visto alcune statistiche dispiacevoli in quanto ovviamente i ragazzi non riescono a tornare definitivamente a scuola. Che cosa significa per i giovani che sono senza alcun dubbio anche il futuro dell'Italia? Beh, indubbio che il lockdown ha degli effetti devastanti su tutto il sistema di istruzione, l'educazione, sia quella di base, sia quella universitaria, sulla ricerca, quindi è un problema enorme. Quindi penso che l'accento del governo ora sulla scuola sia sicuramente maggiore, sia sicuramente molto più attento rispetto al governo precedente, però indubbiamente il parere degli esperti per quanto riguarda il lockdown va rispettato, quindi mi sembra che in questo momento alcune scelte siano dovute e siano inevitabili. Il problema è evitare che ci sia un'ulteriore espansione del contagio e accelerare le vaccinazioni. Questa è la vera sfida dei prossimi mesi. Questo consentirà anche di riportare pienamente l'operatività nelle scuole, nelle università, in tutti i centri dove si fa educazione e ricerca. Questa è la sfida grande di questo governo e nei prossimi mesi. Infatti vorrei soltanto leggere un titolo della Repubblica: scuola, in un anno persi 112 miliardi di giorni di istruzione e in Italia al nord si frequenta il doppio rispetto al sud. Quindi nuovamente stiamo vedendo questo divario tra il nord e il sud, ma soprattutto per quanto concerne il DAD, in quanto senza alcun dubbio ci sono delle difficoltà e questo è chiaro a livello del DAD. Questo divario lei si aspetta che potrebbe diminuire o meno? Beh, il problema è che la scuola porta anche ad un divario sociale, perché una riduzione della mobilità sociale si accompagna con le divergenze sulla educazione a livello geografico in Italia e allo stesso tempo maggiori sono le chiusure delle scuole, maggiori sono i problemi che i ragazzi che hanno meno accesso alle risorse, che hanno meno capacità di collegarsi online con le scuole e meno capacità di gestire il proprio periodo di studi, e quindi tutto questo, diciamo, porta un ulteriore allargamento dei divari sociali in Italia. Quindi va evitato assolutamente. Però ripeto, alcune scelte purtroppo sono dovute quando non ci sono alternative. Quindi il problema, a mio avviso, è proprio quello di cercare di prevenire attraverso politiche che fanno sì che si possa aprire in sicurezza il settore in tutta la scuola e allo stesso tempo accelerare le vaccinazioni, che sono la vera soluzione a questa crisi pandemica. Ottimo che siamo arrivati al discorso delle vaccinazioni. In Italia la situazione non è brillante, senza alcun dubbio, però oggi ovviamente ciò che scombussola è la notizia che ci arriva dall'Austria, ovvero da Vienna, perché l'Austria e la Danimarca non intendono più affidarsi all'Unione Europea e svilupperanno insieme a Israele i vaccini di seconda generazione contro le mutazioni del coronavirus e faranno ricerca comune per le cure. Queste sono state le dichiarazioni di Sebastian Kurz, che senza alcun dubbio è un schiaffo sia per Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ma anche per Angela Merkel, se vogliamo essere del tutto concreti. Lei come interpreta questa decisione in primis dell'Austria e poi della Danimarca? Beh, io non vedo nessun problema se i paesi europei, indipendentemente dalla Commissione, cercano di trovare soluzioni anche a livello nazionale. Il problema c'è stato ovviamente a livello europeo, la Commissione ha fatto degli errori,
Però ricordiamoci che gli errori della Commissione sono in parte dovuti anche ai ritardi a livello nazionale. Il Regno Unito, che è molto più avanti nella vaccinazione, aveva ordinato i vaccini già nella primavera dell'anno scorso, molto in anticipo rispetto a tutti gli altri paesi. Quindi è stato un ritardo non solo della Commissione europea, ma anche dei paesi, delle nazioni che non si sono attrezzate in maniera adeguata durante la prima parte dell'anno scorso, soprattutto durante l'estate, quando sembrava che i contagi fossero scomparsi o diminuiti in maniera drastica, mentre altri paesi hanno avuto la lungimiranza di pensare in anticipo e di mettere in campo questa azione di vaccinazione a tappeto, e questa è stata un'azione di successo. Quindi sicuramente c'è colpa da parte della Commissione, ma la colpa va anche attribuita agli Stati nazionali. Quindi, se in futuro si va verso un approccio diverso, sia a livello di Commissione europea, sia a livello di Stati nazionali, diversificando anche le fonti di approvvigionamento, penso che questa sia una risposta adeguata e non necessariamente negativa. Ecco, invece potrebbe causare qualche problema a livello di integrità per quanto concerne l'Unione Europea, appunto perché è una spaccatura piuttosto importante, potrebbe esserci anche qualche replica da Ursula von der Leyen. Poi, per carità, lei ha detto anche molto bene che non c'è problema se si collabora con altri paesi, però la linea europea doveva essere, come dire, la stessa ed uguale. Ma la linea europea deve essere unica, però se in questa situazione di estrema difficoltà si consente ad alcuni paesi di trovare delle vie diverse per l'approvvigionamento dei vaccini, penso che non sia un dramma, anzi penso che sia perfettamente accettabile vista la situazione. Ripeto, l'errore è stato fatto prima dell'estate l'anno scorso, quando sia i paesi europei che la Commissione europea non hanno guardato molto lontano, non hanno guardato al rischio di un riaccendersi della pandemia nella seconda parte dell'anno. Questo è stato l'errore molto grave. Adesso penso che tutti gli strumenti che si possono attivare per rispondere in tempi rapidi debbano essere accolti in maniera favorevole. Ecco, poi a causa di queste chiusure andiamo a vedere un attimino anche il resoconto, ovvero questi sono ovviamente i dati preliminari diffusi dall'Istat. A febbraio l'indice nazionale dei prezzi è cresciuto dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Poi abbiamo visto il rapporto deficit PIL al 9,5% e debito PIL al 155,6%. Quindi, questo un po' anche il resoconto delle chiusure che sono state causate dalla pandemia da Covid-19. Che cosa suggeriscono questi numeri che, ripeto, sono preliminari? Beh, sul lato dell'inflazione non mi preoccuperei più di tanto. Ci sono degli effetti di base, degli effetti specifici che non vorrei trattare qui nel dettaglio, che hanno portato questa spinta verso l'alto. Inoltre, chiaramente, alcuni settori sono stati riaperti, come il settore manufatturiero, eccetera. Si sono create delle strozzature dei colli di bottiglia che hanno portato alcune tensioni. Stanno emergendo alcune tensioni. Stanno emergendo dei ritardi nelle consegne, questo inevitabilmente porta alcune pressioni sui prezzi in alcuni settori specifici, ma questo non è particolarmente controproducente perché è un fenomeno transitorio. Poi l'offerta si adeguerà alla domanda e col passare del tempo le cose verranno riassorbite. Poi nei prossimi mesi inizieranno sperabilmente a emergere anche alcune tensioni dovute al grandissimo piano di investimento messo in campo in molti paesi, compresa l'Italia, e con anche il grande pacchetto europeo Next Generation EU. Questo probabilmente porterà a qualche tensione sui prezzi, soprattutto in alcuni settori, quelli più esposti e più coinvolti nel grande progetto di investimento. E infine, il vero problema dell'inflazione emergerà soltanto nel lungo periodo, ma nel frattempo, diciamo, un po' di inflazione è solo benvenuta, nel senso che l'inflazione, come sappiamo, è stata molto bassa negli ultimi anni,
addirittura è andato in negativo di recente. Se torniamo in una situazione normale verso l'obiettivo della Banca Centrale Europea, questo è un dato positivo. Io penso che con un grande gap, un output gap così ampio, con una disoccupazione così elevata, difficilmente l'inflazione salirà, difficilmente saliranno i salari, e se non salgono i salari e il potere di acquisto delle famiglie, difficilmente l'inflazione salirà in maniera sostenibile. Venendo ai dati di finanza pubblica, i dati che sono stati rilasciati ieri sono un po' meglio delle attese. Il deficit è inferiore sia alle stime del governo che alle stime di istituzioni internazionali. Non va sovrastimato, perché penso che sia anche l'effetto di un ritardo nella spesa. Sappiamo che molte delle spese che sono state decise nel corso dell'anno scorso non si sono materializzate entro l'anno. Questo porterà ad un peggioramento del deficit nell'anno corrente. Inoltre, ricordo che c'è in genere un ritardo tra le entrate fiscali e il rallentamento del PIL. Le persone, le imprese pagano le tasse con un anno di ritardo in genere. E quindi molto dell'effetto negativo dell'anno scorso si scaricherà su quest'anno. Questo per dire che cosa? Per dire che probabilmente non ci sarà molto miglioramento in termini di deficit nell'anno corrente, e il rapporto debito-PIL continuerà a salire. Questa purtroppo è una situazione che va accettata in questo momento, perché è necessario continuare a dar supporto all'economia, e soltanto in una seconda fase si inizierà a tornare in una situazione normale e a ridurre questo deficit che è così elevato, e anche il rapporto debito-PIL che è molto elevato, e chiaramente nel medio periodo va riportato verso un livello ragionevole. Sì, assolutamente sì, perché in questo momento è sicuramente a livelli estremamente alti, poi come sempre ci saranno i giovani a pagare il debito, per carità. Invece abbiamo visto il PIL che è ceduto soltanto, se possiamo usare questa parola, dell'8,9%, come lei ha ben detto, sotto le stime sia dell'Italia, del DEF, ma anche le stime internazionali. Ecco, le volevo chiedere, si aspetta un anno migliore per quanto concerne il 2021 e potrebbe essere anche quantificato in numeri? Sì, beh, innanzitutto l'anno scorso si è chiuso con una contrazione dell'8,9%, che è sostanzialmente in linea con le mie previsioni, con le previsioni del governo e anche con le previsioni dell'Organizzazione Internazionale. C'è stato solo un lieve miglioramento a seguito del forte rimbalzo al terzo trimestre e della contrazione minore dell'attesa nel quarto. Quest'anno si apre purtroppo con una fase di debolezza, perché anche il primo trimestre non sarà particolarmente robusto, e questo in parte compromette come effetto di base tutta la performance dell'anno. E quindi probabilmente le stime sia del governo che delle istituzioni internazionali, che vedono ancora crescita del PIL tra il 4 e il 5%, sono esagerati in questo momento. Io mi aspetto un 3,2% di crescita, quindi molto inferiore alle attese. E questo, ripeto, probabilmente è l'impatto di un primo trimestre ancora molto debole per effetto delle misure di restrizione che sono state prese e per la pandemia che è ancora presente. Questo purtroppo è il prezzo che l'Italia deve pagare, che tutti i paesi devono pagare in questo momento a causa della pandemia. E penso che questo farà rivedere un po' tutte le stime per l'anno in corso verso il basso. Ecco, ultimissima domanda sull'inflazione, perché sull'inflazione è stato, diciamo, il tema principale. Abbiamo visto anche settimana scorsa in particolar modo un rialzo forte dei rendimenti del decennale americano, in primis poi del trentennale, ma non solo, anche tra lo spread tra il BTP e anche il decennale italiano ha raggiunto lo 0,8%. Mi riferisco sempre ai rendimenti. Quale il suo parere sulle pressioni inflazionistiche? C'è da preoccuparsi perché diciamo che le banche centrali,
Ecco, inviano dei messaggi diversi, e cioè la BCE e la Banca Centrale Australiana ha detto chiaramente non ci piace ciò che stiamo vedendo. Christine Lagarde ha ribadito più volte che l'inflazione è da tenere sott'occhio, poi il capo economista della Bank of England ha detto che sta arrivando proprio un tsunami inflazionistico, e ha mandato un messaggio, un allarme importante per quanto concerne l'inflazione. Invece la Fed è molto moderata, dice che va tutto bene e che hanno tutti gli strumenti per, ecco, per affrontare sia rendimenti più alti ma anche inflazione sopra, il target. Qual è invece il suo parere? Perché se l'inflazione è in rialzo in Italia, possiamo attenderci comunque lo stesso anche per l'Unione Europea ma anche per gli Stati Uniti. Ma qui bisogna dividere un po' per aree geografiche. Negli Stati Uniti la ripresa è molto forte, gli Stati Uniti stanno emergendo dalla crisi in maniera molto migliore rispetto ad altre aree, insieme alla Cina. Quindi la Cina sta emergendo come la grande vincitrice, ma subito a seguito agli Stati Uniti. E questo grazie ad un intervento che è stato molto sbagliato, a mio avviso, per quanto riguarda la pandemia nel corso dell'anno scorso, ma c'è stato uno stimolo fiscale importantissimo, sia da parte dell'amministrazione Trump e più di recente da parte della nuova amministrazione Biden. Quindi stiamo vedendo un intervento che è veramente massiccio, senza precedenti, molto più espansivo di quanto non stiamo verificando in Europa. E questo inevitabilmente porterà qualche tensione sul lato di prezzi. Janet Yellen ha detto molto chiaramente che è meglio errare. Nel senso di fare troppo in termini di stimolo piuttosto che fare troppo poco. E questo è il messaggio che anche i mercati hanno recepito. Peraltro anche la Fed ha detto molto chiaramente che non reagirà immediatamente a un rialzo dell'inflazione, la lascerà correre inizialmente perché ha introdotto questo nuovo metodo di guardare all'inflazione media. Quindi i mercati stanno reagendo di conseguenza, ipotizzano che ci sarà inflazione, che l'inflazione sarà lasciata correre per un po', e che questo alla fine non sarà così male, però sta riportando i tassi a lungo termine verso un'area più elevata. In Europa non siamo in questa situazione. Come dicevo prima, i prezzi stanno salendo in questo momento per effetti temporanei, transitori, anche se in futuro vedessimo dei colli di bottiglia in alcuni settori specifici per effetto dei piani di investimento, sarebbero comunque effetti limitati e non tali da portare ad un rialzo generalizzato e sostenibile dell'inflazione. Penso che per vedere un rialzo sostenibile dell'inflazione in Europa bisognerà vedere una ripresa dei salari, bisognerà vedere una chiusura del grande gap sulla disoccupazione e sull'utilizzo degli impianti. E questo necessiterà di parecchi anni, probabilmente. Quindi non sono preoccupato. Quello che la banca centrale sta guardando con molta attenzione, ovviamente, è l'andamento dei tassi a lungo termine in Europa, perché se i tassi a lungo termine in Europa dovessero seguire l'andamento di quelli statunitensi, è chiaro che si andrebbe verso una restrizione delle condizioni monetarie, della politica monetaria, che in questo momento è indesiderata. Non serve in questo momento all'Europa stringere nella politica fiscale, anzi, probabilmente ci sarà necessità di dare ulteriore supporto, ancora più importante, sul lato della politica monetaria nei prossimi mesi per facilitare questa transizione e questo stimolo fiscale che inevitabilmente in Europa arriverà in ritardo. Quindi io non vedo in questo momento rischi molto elevati sul lato dell'inflazione e quindi sul lato dei tassi a lungo termine, quantomeno in Europa. Ripeto, negli Stati Uniti la situazione è ancora un po' diversa. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e professore a London School of Economics. Grazie e buon pomeriggio. Grazie mille, grazie a tutti, saluti.